Maledetto. Ce l'avevo quasi in pugno. Chiuderò questa storia al mercato di Coppergate. Scuse di insetti come... Vieni, camminiamo un po'. Fa bene alla salute. Grigori! È bello godersi quest'aria, questa vista, i suoni, gli odori. Ti prego, Grigori, non credevo ti importasse. Erano solo poche monete. Shh. Ti capisco. La colpa non è tua, è mia. Perché non ho creduto che nella tua testa ci fosse solo un grande vuoto. Con tutto l'argento che ti ho dato, non mi è rimasto niente per sfamare me e i miei figli. Ti prego, cerca di capire. Oh mio Dio! Mercanti di Jorvik, vi ho promesso un futuro ricco di opportunità. E cosa vi ho chiesto in cambio? Vi ricordate? Lealtà. Lealtà! E questa sia una lezione per chiunque pensi che ostacolarmi sarebbe una buona idea. Devo stare molto attento. Da bambino, pensavo che la neve fossero lacrime di Dio, congelate dai nostri peccati. Stremato dalla fame, guardavo il cielo, sperando che piangesse per me, che volesse salvarmi. Ma non fu Dio a salvarmi, fu lo scrigno. Mi portò in una bella casa, mi offrì lauti pasti, un letto caldo. Per la prima volta... qualcuno tese la mano e mi mostrò umanità, compassione. E fu allora che feci un voto. Promisi di non voltare mai le spalle a chi mi aveva salvato in assenza di Dio. E hai servito lo scrigno, sapendo bene di cosa fosse parte. L'ordine ci aveva fatti incontrare. Ero in debito e mi sono sdebitato salvando questa città dall'autodistruzione. Quel debito l'ha motivato. Ha pervaso il suo Hugr. L'ha guidato. E non l'ha più abbandonato. Ma tu non hai mostrato la stessa compassione. In troppi hanno sofferto per mano tua in tutto questo. È vero. Forse mi merito questa morte. Ma sono solo un misero ingranaggio in una macchina che opera inarrestabile. Non per molto. Dove andrà? Non ci saranno lacrime ad andare.